Anche la tensione in Francia a 3 giorni dal ballottaggio di domenica 7 luglio. A destra Marine Le Pen crede ancora nella possibilità di conquistare la maggioranza assoluta, ma deve fare i conti con la desistenza messa in atto da sinistra, macroniani e repubblicani. Sono 218 infatti i candidati di diverso colore politico che si sono ritirati dalla competizione per impedire al Rassemblement National di raggiungere la maggioranza assoluta in Parlamento. Secondo gli ultimi sondaggi, il partito di Marine Le Pen e del candidato premier Jordan Bardella dovrebbe ottenere tra i 190 e i 220 seggi, molti meno dei 289 necessari. Un risultato che disegnerebbe scenari complicati. La desistenza infatti fermerà l'avanzata della destra francese, ma difficilmente potrà trasformarsi in una coalizione di governo. A destra si incomincia a respirare frustrazione e la tensione cresce. Aggressioni si sono verificate ai danni di militari, tanti filo governativi, e per domenica, di fronte al rischio di disordini, il Ministero degli Interni francese ha mobilitato 30.000 agenti di polizia, 5.000 dei quali saranno schierati a Parigi e nei sobborghi della capitale.